Francesco Rosati, la mia professione sono un ingegnere chimico, vengo da una regione che è il Lazio, la Sabina, sono un produttore di olio extravergine di oliva DOP e ho la passione della cucina che viene tramandata dalla famiglia. Oggi mi esibirò nella cucina di una zuppa di seppie con carciofi, è una ricetta ligure, poveri se vogliamo perché le seppie non sono molto care. La seppia non è molto digeribile quando è tutta intera, ma in questo piatto diventa molto digeribile invece per un motivo, perché viene tutta sfettucciata con il mixer, per cui nella minestra che viene fuori dopo si trova tutta frantumata e quindi a questo punto diventa anche facilmente digeribile. La preparazione parte da fare un soffritto di scalogno con un pochino di aglio, prezzemolo e sedano, e si prepara a parte poi le seppie sminuzzate, si mettono dentro, si bagna con vino, poi si aggiungono i carciofi un poco alla volta tagliati a fettine sottili e da ultimo delle patate tagliate a dadetti piccolissimi, per cuocere a fuoco lento per circa 30 primi e a questo punto la zuppa è finita. È un piatto caldo, gradevolissimo, leggerissimo e anche di poco costo.